Allora, ponte successivo, prendiamo questo, prendiamo il numero 20. No, no, rimettilo. Ah beh sì, vabbè, ma non c'erano i suoi cubetti. Allora, prendiamo il ponte numero 20, Giacomo Ciurlia e Marco Prete. Ricordo, qui, questi sono tutti banditi dei miei vecchi corsi. Voi non avete idea di quante maledizioni mi hanno mandato tutti quanti durante il corso, io lo so. Allora, vediamo un po' questo ponte. Questo ponte, guardate un po', ma dove avete trovato queste bestie qua, no? Due tiranti belli cicciotti per raccogliere il carico e portarlo sopra. C'è una certa attenzione ai controventi, quindi da questo punto di vista è fatto bene. Questo ponte, lo dico subito, come un po' di altri, no? C'è qualche piccola sbavatura rispetto al regolamento, no? Perché per esempio rispetto al regolamento l'impalcato doveva essere fatto a fili tutti accostati. Ci siamo riservati come commissione di vedere quale sarà la nostra soglia di tolleranza comunque rispetto a queste situazioni, perché non siamo tedeschi e quindi siamo un pochino elastici, sì, però non troppo. Allora, spero che non ci sia nessun tedesco che ci vede in streaming, se no siamo rovinati. Allora, proviamo a vedere come si comporta questo. Azzeriamo. Ok. Questo dicevo, dovrebbe comportarsi bene, no? Perché controventato è molto ben controventato. Le aste sono robuste, penso che sbandare non dovrebbe sbandare, probabilmente cederà un'asta a trazione o cederà un nodo, no? Le aste a trazione candidate a cedere sono tipicamente, direi, corrente inferiore oppure qualche asta di parete. Compressione non dovrebbe essere malvagio, per quanto qui ci sono delle aste compresse che sono abbastanza lunghe, per cui potrebbe esserci un effetto locale. Vediamo che cosa succede. Però direi che a prima vista, se non altro, direi che rispetto all'anno scorso avete imparato tanto, no? Perché l'anno scorso c'erano delle ingenuità abbastanza grosse, quest'anno ne abbiamo viste molte molte di meno da questo punto di vista, il che vuol dire che questa manifestazione effettivamente a qualcosa serve. Allora siamo a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 38, 31, 5, 32, 33, 34, 35, 35 e 3, e adesso è... interessante, 35 e 3, il risultato finale, ha ceduto quest'asta qui, si è staccata dal nodo, ha ceduto il nodo, ceduto il nodo, e di conseguenza anche su questo lato si è staccato dal nodo, e a questo punto quindi l'impalcato, questo è diventato un quadrilatero articolato, no? Partite le diagonali, questo è un quadrilatero articolato, guardate che bello, vedete, no? Come sta proprio sbandando, no? Perché è una struttura incernierata in teoria, anche se è tutto quanto incollato per bene, quindi molto bene, comunque comportamento ottimo. Per il resto, vedete, non ci sono stati fenomeni di instabilità fuori dal piano, il ponte si è comportato molto bene. Complimenti, arrivederci.